Andiamo quindi ad affrontare qualche altro esempio relativo a fluidi, come si dice, in equilibrio relativo, cioè a fluidi che sono inquiete rispetto al recipiente che li contiene, ma questo recipiente che li contiene è caratterizzato da un moto non inerziale rispetto un riferimento inerziale che invece stiamo considerando, che quindi è solidale con la vita. Partiamo da uno degli esempi che avevo citato prima. Consideriamo un certo liquido che per esempio sia contenuto all'interno di un serbatoio. Immaginiamo che questo serbatoio sia lasciato in caduta libera, no? Quindi c'è la nostra accelerazione di gravità g, sicuramente. Poi il serbatoio, invece di essere fermo, è lasciato in caduta libera, no? Quindi presenta un'accelerazione a pari a g. Questo ci porta pertanto a dire che la forza specifica di massa, che la forza specifica di massa che agisce sul nostro fluido è pari alla composizione dell'accelerazione di gravità e poi dell'accelerazione dovuta alle forze non inerziali, al nostro riferimento non inerziale. Quindi pari a g più la quantità meno A, cioè meno G, cioè è 0. Pertanto, per questo ascensore in caduta libera pieno di liquido, no, che succede? Succede che la nostra equazione indefinita si traduce in gradiente di più uguale a 0. Quindi non vale più che solamente sui piani orizzontali la pressione non cambia, ma la pressione non cambia nemmeno nella direzione verticale. Vale a dire quindi che se questa è una superficie libera e quindi la pressione è zero, la pressione è zero in tutto il fluido. Quindi tutto questo, all'interno di tutto questo fluido che sta cadendo, che sta essendo caduta libera, ovviamente la pressione è zero. Quindi la spinta che si esplica per esempio sul fondo del mio serbatoio è 0. Consideriamo il problema duale. A questo punto non abbiamo più questo serbatoio in caduta libera, ma il nostro serbatoio viene accelerato verso l'alto. Viene accelerato verso l'alto con un'accelerazione A pari a meno n volte g. Ok? Questo per indicare il verso cambiato, no? Pertanto, la mia forza specifica di massa sarà l'accelerazione di gravità g meno n volte g, e pertanto sarà n più 1 volte l'accelerazione di gravità. Quando vado a sostituire questo all'interno della mia equazione definita dell'idrostatica, nulla cambia lungo i piani orizzontali, che restano sempre isobari. Che cosa succede nella direzione verticale? Nella direzione verticale accade che dp in dz, e l'ho scritto direttamente con la derivata totale, perché abbiamo visto in questo caso la variazione la posso avere solo con z, visto che sui piani orizzontali non ho variazioni di pressione. Dp in dz uguale a meno n più 1 volte g l'accelerazione di gravità.
ho messo il segno o meno perché l'accelerazione di gravità è controversa rispetto all'asse z. Ovviamente Pietro. Che cosa cambia rispetto alla situazione in un riferimento inerziale? Quindi che cosa cambia rispetto a questo serbatoio fermo? Cambia che le variazioni di pressione, che prima andavano con gamma, fuoco specifico, adesso vanno con n più 1 volte gamma. Quindi se n per esempio è 10, sullo stesso tratto, invece di avere una variazione di pressione di una unità, c'è una variazione di pressione di 11 unità. Per cui sostanzialmente, se il mio liquido è incomprimibile, se penso a un liquido incomprimibile, se questo è il diagramma delle pressioni che avevo in condizioni statiche, che cosa succede nel momento nel quale il mio serbatoio viene accelerato verso l'alto? Quello che succede è che il mio diagramma delle pressioni viene incrementato linearmente, ok? Sul fondo del recipiente mi troverò n più 1 gamma per h, se h è l'altezza del serbatoio, mentre prima la pressione al fondo era gamma per h, essendo gamma il peso specifico del liquido. Ci siamo. Quindi, come vedete, anche in queste situazioni sono in grado di valutare le mie pressioni. Ovviamente questo è un risultato che ha un qualche interesse, perché è chiaro che quindi il fondo del mio serbatoio deve essere, e i collegamenti devono essere progettati in maniera tale da resistere a pressioni che sono n più 1 volte più grandi di quelle che avrei in condizioni statiche, no? Ovviamente maggiore l'accelerazione di questo sistema verso l'alto e maggiore sarà questo tipo di effetto. Ragionamento ancora, diciamo, solo in apparenza più complesso, lo possiamo fare con riferimento a un fluido che è posto all'interno di un recipiente che viene messo in rotazione intorno a un suo asse di simmetria. Questa situazione è caratteristica, per esempio, delle centrifughe che possono essere utilizzate per differenti scopi, per esempio i cicloni che vengono utilizzati per separare le polveri dall'aria, ma ci sono anche moltissime altre situazioni che possono vedere l'utilizzo di serbatoi in rotazione intorno a un loro asse. Bene, consideriamo il nostro serbatoio è inizialmente pieno di liquido in condizioni statiche fino a questo livello. Adesso che succede? Adesso il nostro serbatoio viene messo in rotazione intorno a un asse verticale. Ovviamente che cosa succede? Viene messo in rotazione con una velocità angolare omega, ok? Omega in generale espresso in radianti al secondo, quindi se io ho messo in rotazione con n giri al minuto, il mio serbatoio ovviamente omega sarà pari a 2 pi greco per n diviso 60, giusto per fissare le idee. Bene, io so che sostanzialmente nel momento nel quale io vengo a considerare il mio sistema che è sottoposto a questo che è sottoposto a questa rotazione, ovviamente io so che in una direzione radiale, diciamo R la direzione radiale, che è una coordinata che rappresenta la distanza rispetto
all'asse. Ovviamente tutti i punti che sono alla stessa distanza dall'asse sono equivalenti, no? Perché c'è una simmetria rispetto a quest'asse di simmetria. Bene, io so che esiste un'accelerazione centripeta, a ponente. So che questa accelerazione centripeta è in modulo pari ad R omega quadro, in quanto io so che questa accelerazione centripeta, che in modulo è pari a R omega quadro, e quindi direttamente proporzionale al quadrato della velocità angolare, ed è linearmente proporzionale alla distanza dall'asse. In particolare non si esplica proprio sull'asse, mentre il massimo è invariante. Questa è controversa rispetto a R. Bene, questa accelerazione centripeta io la devo andare a comporre direttamente con la mia accelerazione di gravità. Ci siamo? Pertanto io ho la mia, pertanto io mi trovo questa accelerazione centripeta, e poi io ho il mio campo di accelerazione di gravità. Ora io so che la mia accelerazione centripeta, quindi che si esplica su una particella di fluido, e pertanto la mia accelerazione centripeta che si esplica su una particella di fluido è pertanto diretta, come nel disegno. Se questa accelerazione è diretta come nel disegno, quindi è controversa rispetto a R, è chiaro che la forza inerziale, cioè quella che dà luogo all'accelerazione centrifuga, ok, sarà controversa rispetto a questa. E allora in questo, considerando questa particella di fluido, su questa particella di fluido dovrò considerare un'accelerazione R omega quadro diretta secondo R e un'accelerazione G nella direzione verticale. Ok? Andiamo pertanto ad applicare questo discorso e a scrivere le componenti della mia equazione indefinita nel rilievo statica. Ora, per scrivere queste cose farò riferimento a un riferimento cilindrico piuttosto che un riferimento cartesiano, quindi considererò l'asse Z verticale verso l'alto, l'asse R che rappresenta la distanza dall'asse di simmetria, e l'anomalia teta che rappresenta l'angolo che sto considerando rispetto a una direzione fissata nel piano orizzontale. È chiaro che l'anomalia teta non conta nulla, perché tutte le circonferenze che hanno la stessa distanza R dall'asse sono perfettamente equivalenti, tutti i punti che stanno sulla circonferenza sono perfettamente equivalenti per simmetria. Bene, quando vado a scrivere questa roba, io scrivo dp in dr è uguale a rho per r omega 4, dp in dθ è uguale a 0, questo lo sapevo, perché tanto se mi muovo lungo la mia circonferenza che è a distanza r non nulla cambia, dp in dz è uguale a meno rho e g. Ok? Quindi sostanzialmente cosa sta cambiando? Sta cambiando questo, sta cambiando che la mia accelerazione, il mio campo di accelerazione a cui sono proposto il fluido, punto punto, il campo delle accelerazioni di gravità viene deformato dalle accelerazioni centrifughe. Pertanto, nel momento nel quale io mi trovo sull'asse, la mia forza specifica di massa sarà data dalla sola accelerazione di gravità, come ho disegnato qui. Nel momento nel quale mi trovo a una certa distanza dall'asse,
dovrò comporre la stessa accelerazione di gravità con una certa accelerazione centrifuga, quindi avrò una certa inclinazione. Nel momento nel quale mi allontano ancora, bene, l'accelerazione di gravità resterà sempre la stessa, l'accelerazione centrifuga aumenterà in maniera lineare con la distanza, cosa che creerà, ecco, come vedete, via via una rotazione, di questo campo di accelerazione. Quindi il campo di accelerazione rispetto ai problemi che abbiamo visto prima non è più un campo di accelerazione costante, ecco, ma in questo sistema un pochettino più complesso il campo di accelerazione a questo punto è variabile da punto a punto. Questo ovviamente darà luogo a una particolare forma della superficie libera. Ovviamente possiamo facilmente ricavare questa superficie libera, perché è intuitivo rendersi conto che questa superficie libera sarà un po' la, avrà la forma di un paraboloide, che ovviamente in asse a tangente orizzontale, perché in asse l'accelerazione è solo l'accelerazione di gravità di ortogonale, ovviamente punto punto dovrà essere, vedete, ortogonale al mio campo di accelerazione, che ruota via via che vado, che ruota via via che mi allontano dall'asse. In realtà possiamo anche definirla quantitativamente, definire quantitativamente l'equazione di questo paraboloide, perché ora è chiaro che la pressione C in questo caso è una funzione di R di Z. Questo è un risultato interessante, no? Rispetto alle situazioni che abbiamo visto prima, nelle quali la pressione dipendeva sempre e solo da un'unica coordinata, qua, poiché il campo di accelerazione non è più costante ma è variabile nello spazio, io ho una dipendenza della pressione non solo dalla coordinata z verticale ma anche dalla distanza dall'asse che sto considerando. Bene, se questo, se la pressione dipende da r da z, io posso scrivere nel differenziale totale dp è uguale a dp in dr per dr più dp in dz per dz. Perché ne sto, scrivendo il differenziale totale? Perché io voglio ricavare la superficie, la forma della superficie libera. Adesso la voglio ricavare un punto di vista analitico. Ovviamente sulla superficie libera la pressione, è zero, no? Quindi un piano isobaro, l'equazione di un piano isobaro è d più uguale a zero, ok? Questo vale in generale, non vale per il sonno, non vale per la sola superficie, non vale per la sola superficie libera. Allora, l'equazione che devo scrivere è questa: il differenziale totale della pressione è 0, dp da r per dr più dp da z per dz è uguale a 0. Andiamo a sostituire, le derivate di p rispetto a r rispetto a z che ho ricavato prima. Quindi scrivo rho per r omega quadro dr meno rho g di z. Uguale a 0. Allora, cosa che mi consente immediatamente di costruire l'equazione delle superfici isobare dz in dr è uguale a dz in dr è uguale a r omega quadro su g. Prima osservazione,
primo set che mi dà sostanzialmente la curvatura del Z in DR delle superfici sobare. Prima considerazione: questo risultato è indipendente dalla densità del liquido, ok? Ovviamente questo è perché il liquido è incomprimibile. Se il liquido fosse comprimibile, io a questa roba dovrei aggiungerci l'equazione di stato, quindi il risultato sarebbe un po' più complesso. Ma per un liquido incomprimibile, qualunque esso sia, per un fluido incomprimibile, qualunque esso sia, il risultato è indipendente dalla densità del fluido. Quindi qualunque sia il fluido, io ho le stesse superfici sobare. Queste superfici sobare, la curvatura di queste superfici sobare è innanzitutto linearmente proporzionale con R. Quindi tutte queste superfici sobare, anche quelle all'interno del mio fluido, no? Hanno la caratteristica di avere tangente orizzontale in asse, perché in asse c'ho R uguale a 0, quindi in tutti questi casi c'ho dz in dr uguale a 0. Inoltre, la curvatura a pari R, quindi a pari distanza, dipende dal rapporto omega quadro su g. Quindi maggiore la velocità angolare della mia centrifuga, e questo era abbastanza intuitivo, maggiore sarà la curvatura del mio paraboloide. Quindi se voglio aumentare la curvatura del paraboloide, lo posso fare aumentando la velocità angolare. Anzi, per esempio, raddoppiando la velocità angolare, quadruplico la curvatura, perché la dipendenza è col quadrato di omega. Questo risultato ha una serie di applicazioni interessanti, tra l'altro alcune anche poco convenzionali. Per esempio, in astronomia è abbastanza diffuso l'uso delle cosiddette lenti liquide, che sono realizzate mediante fluidi in rotazione. Sostanzialmente, mediante un fluido in rotazione, io posso realizzare una superficie, quindi una lente, che ha la curvatura che voglio, no? Questa superficie ha una forma perfettamente parabolica. Guardate, è perfettamente parabolica, a meno dell'errore dovuto alla differenza dell'accelerazione di gravità fra i vari punti che sto considerando. Ma se sto considerando una dimensione di pochi centimetri o pochi metri, ovviamente questo è assolutamente trascurabile. Beh, solo nell'ambito di questo la superficie è perfettamente parabolica. Primo vantaggio. Secondo vantaggio: io posso cambiare la curvatura come voglio, cambiando la velocità angolare. Cambio la velocità angolare e cambio la curvatura della mia lente. Quindi concettualmente posso realizzare una lente di qualsiasi curvatura, di qualsiasi curvatura io voglia, modificando la velocità angolare. Ovviamente sarebbe possibile a questo punto determinare l'equazione esatta della superficie libera, imponendo che cosa? Imponendo la conservazione del volume presente qua dentro, magari lo facciamo durante l'esercitazione. Così come, e questo diventa importante, questa condizione al contorno da tenere presente, perché ovviamente ho questa superficie parabolica, ma questa superficie parabolica come quella che ho disegnato là, ovviamente solo fin tanto che io ho una quantità di fluido sufficiente a mantenerla, perché ovviamente se io aumento la velocità angolare, ovviamente la forma della superficie libera, ovviamente a pari volume, cambia come quella che ho disegnato, al limite per delle velocità angolari molto elevate. Ovviamente questo punto che vedete via via scende con l'aumento della velocità angolare, può arrivare al fondo, potrei avere la scopertura del fondo. A quel punto è proprio la conservazione della massa che mi dà la nuova forma di superficie che si forma. A questo punto abbiamo una superficie cava, quando altro è un po' più complicata, ma che può comunque essere trattata. Allo stesso modo
Una volta note le superfici sobbare, possiamo anche costruire la distribuzione di pressione della nostra centrifuga e quindi possiamo avere tutti i risultati che possono essere di nostro interesse su questa cosa. Ma questo poi lo approfondiremo meglio nell'esercitazione, magari per un'applicazione numerica nella quale svilupperemo alcuni dei punti che ho semplicemente accennato in questa lezione. Ok, ci sono dubbi su questo? Pare tutto chiaro, il che è preoccupante. Vabbè, i dubbi vi verranno, non vi preoccupate. Mettendo i numeri qua dentro, i dubbi vi verranno. Volevo semplicemente presentarvi un ultimo problema legato alle condizioni statiche, quindi a questo punto diciamo usciamo da questi discorsi legati all'equilibrio relativo. Adesso abbiamo capito in generale come è possibile costruire degli strumenti che ci consentano di valutare la distribuzione di pressione in condizioni statiche, in condizioni di equilibrio, sia pur relativo all'interno di un recipiente. L'ultimo discorso che volevo fare va a toccare una delle ipotesi che abbiamo fatto in buona parte della trattazione che abbiamo visto finora, che è quella di fluido incomprimibile, perché avete visto che molti dei risultati che abbiamo ottenuto, poi li abbiamo specializzati per il fluido, incomprimibile. C'è da dire che in moltissime pratiche applicazioni, come ho detto, fin tanto che noi abbiamo a che fare con variazioni di quota modeste, se sto in condizioni statiche, di norma le variazioni di densità non sono significative e pertanto l'approssimazione di incomprimibile la posso comunque usare. Al limite, se un gas è molto rarefatto, la variazione di pressione la trascuro proprio e ammetto che ci sia una pressione costante in tutto il mio serbatoio, se il mio serbatoio ha un'altezza modesta. Questo è vero in condizioni statiche e molto meno vero, come vedremo, in condizioni dinamiche. Anzi, per sistemi in moto vedremo che l'importanza della comprimibilità sarà regolata da una quantità dimensionale, chiamiamo un numero di Mach, che è il rapporto fra la velocità del fluido e la celerità del suono del sistema che stiamo considerando. Ma vi ho detto, finché parliamo di fluidi in condizioni quiete, di norma l'incomprimibile funziona bene. Funziona bene se non per spiegare alcuni fenomeni. In particolare, uno di questi fenomeni interessanti da valutare è la variazione di pressione con la quota in atmosfera, che poi è una questione interessante, per esempio, all'interno anche qua di applicazioni abbastanza particolari, come sono i modelli meteorologici, ma diciamo un suo interesse. Comunque ci apre una finestra sulla trattazione dei fluidi comprimibili, che poi dovremo per forza fare in certe condizioni, anzi che poi faremo in una parte specifica della dinamica dei fluidi che tratteremo nella parte finale del corso, che sarà quella relativa alla cosiddetta gas dinamica, che tratta di fluidi significativamente comprimibili, con caratteristiche significative di comprimibilità, soprattutto perché di norma parleremo di velocità e quindi numeri di Mach significativi. Allora, cerchiamo quindi di costruirci la distribuzione di pressione in atmosfera. Allora, l'atmosfera in generale è soggetta come unica forza di massa alla forza di gravità. Tralasciamo, diciamo così, altri effetti non inerziali, e quindi detto z, il nostro asse verticale verso l'alto, andremo a scrivere la nostra equazione caratteristica di punto statico, già particolarizzata per questo particolare riferimento,
e per la forza di massa che stiamo considerando, cioè il peso, con dp in dz uguale a meno rho dz. Ora, sostanzialmente, come faremo per costruire la nostra distribuzione di pressione? Per costruire la distribuzione di pressione andremo a integrare questa equazione differenziale, che è un'equazione differenziale a variabili separabili, almeno formalmente, da una certa quota z fino al top dell'atmosfera, quindi concettualmente all'infinito. Ok? Quindi scriviamo dp uguale a meno rho g e z, e quindi scrivo l'integrale fra la quota z, fra la pressione a z e la pressione all'infinito dp uguale a meno l'integrale fra la quota z e la quota concettualmente infinita, cioè a una notevole distanza, di rho g e z, che mi porta a scrivere, poiché chiaramente la pressione a quota infinita è zero, no? Concettualmente la pressione a una distanza molto, molto grande, concettualmente infinita, è zero, mi porta a scrivere che la pressione alla quota z si ottiene calcolando l'integrale tra z e l'infinito di rho per g in dz. Ok? Questa è l'espressione generale che mi dovrebbe consentire la valutazione della pressione in atmosfera alla generica quota z. Ora, è importante tenere presente che ovviamente questa equazione, questo integrale per poter essere calcolato, necessita di specificare rho. Rho ovviamente viene specificato dall'equazione di stato. L'equazione di stato in generale ci dà il modo di variare di rho con la pressione e la temperatura termodinamica. Per cui in generale noi siamo in grado di costruire quello che si chiama il nostro modello di atmosfera, e quindi siamo in grado di calcolare la pressione a una certa quota z nel momento nel quale possiamo specificare dentro questo integrale l'equazione di stato, cioè la dipendenza di rho dalla pressione e dalla temperatura termodinamica. Bene, il modello più semplice di atmosfera, è quello cosiddetto di atmosfera omogenea. Bene, ovviamente questo è inutile dirvi, è anche il modello meno realistico. Il modello di atmosfera omogenea utilizza questa equazione di stato, rho uguale a rho z, vale a dire ipotizza che la densità sia costante indipendentemente da pressione e temperatura, vale a dire è un modello di fluido incomprimibile che è talmente incomprimibile che non cambia la sua densità manco con la temperatura. Bene, ovviamente nel momento nel quale siamo in grado di scriviamo l'atmosfera omogenea, ovviamente a questo punto siamo in grado anche di fare qualcos'altro, per cui l'integrale che io l'ho scritto fra z e l'infinito, più semplicemente me lo posso scrivere anche fra la quota z e la quota z. Ci siamo? Zero è la superficie terrestre. Bene, e posso scrivere questo e all'integrale tra 0 e z di rho g di z, dove questo è rho 0, chiaramente,
dove questo chiaramente è rosso, che mi porta a scrivere di 0 meno t. Rho 0 g per la quota z, o anche se volete la pressione alla quota z è pertanto pari alla pressione a livello del suolo meno rho 0 per g per z, che mi dice banalmente che la mia che mi dice banalmente che la mia atmosfera che mi dice che la mia pressione in atmosfera si riduce linearmente con la quota. Ci siamo? Sta dicendo una cosa del genere, mi sta dicendo che questo è l'asse z, questo è il mio valore di pressione. La mia pressione vale 0 al livello del suolo e ovviamente si riduce linearmente con la quota per arrivare per inciso a un certo valore 0, a una certa quota z, a una certa quota che indicheremo con h grande e che chiameremo altezza di scala, che è pari a P0 diviso proprio G. Ok? Siamo. Ovviamente, ragazzi, è chiaro che questo è il più più semplice modello di atmosfera, ma chiaramente è anche il meno realistico, no? Perché stiamo partendo dall'idea che il mio fluido, aria sia un fluido assolutamente omogeneo, assolutamente incomprimibile, che indipendentemente dalle variazioni di pressione e quant'altro, non si accorge per niente delle variazioni di pressione e pertanto va quindi tranquillamente ad estendersi fino a una certa quota con variazioni di pressione lineari. Ora ovviamente esistono, possiamo costruire dei modelli di atmosfera un pochettino più complessi. Un modello solo un tantinello più realistico, perché comunque ha delle forti limitazioni, è quello di atmosfera isoterma. Qual è l'idea del modello di atmosfera isoterma? L'ipotesi che facciamo è che la temperatura in tutta l'atmosfera sia costante e pari a T0. È chiaro che questo modello è poco realistico proprio perché sappiamo bene che invece la temperatura, andando via via in quota, diminuisce anche in maniera sensibile. Tuttavia questo modello di atmosfera isoterma è un pochettino più realistico di quello precedente, perché consideriamo la comprimibilità dell'aria. Ovviamente ha senso applicarlo per variazioni modeste di quota, quindi per variazioni di quota tali che la variazione di temperatura non sia significativa. L'ipotesi che facciamo è quella, come dicevo, di temperatura costante. Bene, a questo punto consideriamo l'equazione di stato dei gas, consideriamo l'equazione di stato dei gas perfetti,
perché l'altra ipotesi che faremo sarà quella di considerare l'atmosfera come un gas perfetto. Pertanto scriviamo è uguale a ρ per R per T, dove ρ è la densità, R è la costante dei gas perfetti e T è la temperatura. Poiché ho ammesso l'ipotesi T uguale a T0, quindi temperatura costante, ovviamente questa cosa si traduce nello scrivere che la questa cosa si traduce nello scrivere più uguale a ρ per R per T0, da cui poi volendo posso ricavare la densità, e scrivo pertanto che la densità è uguale alla pressione diviso R T0, che è la mia equazione di stato, che è la specificazione della mia equazione di stato per l'atmosfera isoterma. Ovviamente la mia equazione di stato per l'atmosfera isoterma è quando la densità è linearmente proporzionale alla pressione attraverso un coefficiente che è 1 su RT0. Ok? Questo è il concetto fondamentale. Bene, a questo punto posso andare a sostituire questa roba nella mia equazione fondamentale, cioè questa, direttamente questa. Quindi scrivo meno del P è uguale a ρ per G per densità. Bene, al posto di ρ io vado a scrivere l'equazione di stato, quindi scrivo P fratto R T0 dz, quindi ciò del P su P, vado a separare direttamente le variabili della mia equazione, del P su P è uguale a meno dz diviso RT0. E ci sta, ovviamente ci stavamo dimenticando l'accelerazione di gravità in tutto questo discorso, ma la dimenticanza non è essenziale, perché ovviamente osservate come nel discorso la qualità G su RT0 è un coefficiente, quindi diciamo non ha una particolare rilevanza sul risultato dal punto di vista qualitativo, è chiaro che poi andrà a rappresentare il mio coefficiente. Andiamo a integrare questa roba fra la quota 0 e la quota P. Andiamo pertanto a scrivere l'integrale fra 0 e P di P su P è uguale a meno l'integrale tra la quota 0 e la quota Z di G su R T0, ma questo è un coefficiente che tanto poi andrà fuori, in DZ. Bene, una primitiva di questa ovviamente è il logaritmo naturale di P, quindi ricavo questo logaritmo naturale di P, questo è un coefficiente, quindi va fuori, è una primitiva di questa z. Ve la faccio breve, posso immediatamente andare a scrivere applicando l'esponenziale poi da ambi i membri per eliminare il logaritmo di z, cioè la pressione a quota 0 per è elevato a meno g fratto r t0 per z. Nel caso dell'atmosfera isoterma io ho un decadimento non più lineare ma esponenziale, ho un decadimento esponenziale della mia pressione,
ed inciso questo porta a un diagramma che sta più in alto rispetto a quello in generale, rispetto a quello in generale dell'atmosfera, rispetto a quello che in generale ottengo per l'atmosfera omogenea. Il modello rappresenta un po' meglio quello che accade nel quello che accade nella mia atmosfera. Ora, un risultato, diciamo, ancora migliore, un risultato in qualche modo migliore, può essere ottenuto con un modello ancora un pochettino più complesso di atmosfera, che è quello, come si dice, di atmosfera politropica. Il modello di atmosfera politropica viene in generale ottenuto assumendo che esista assumendo che la temperatura non sia più costante, ma che esista una variazione di temperatura con la quota, ma questo gradiente di temperatura con la quota sia costante. Vale a dire, l'ipotesi che facciamo è che dt in dz sia pari a una certa quantità meno alfa costante. Ok? Quindi esiste una variazione lineare della temperatura, l'esponenziale lineare della temperatura con la quota, che io in qualche modo conosco. Bene, a questo punto ve la faccio breve, andando a sostituire l'espressione della politropica là dentro e andando opportunamente ad integrare, possiamo ottenere ancora un'altra espressione della pressione con la quota, che è più complessa, non entriamo nel dettaglio, ma che va a rappresentare ancora un po' meglio quella che è la distribuzione di pressione con la quota. Il nocciolo della questione che vorrei che vi fosse chiaro è pertanto quello che io sono in grado, anche nel caso nel quale io debba considerare la comprimibilità di un fluido, di costruire la distribuzione delle pressioni a partire dall'integrazione di questa equazione differenziale. Qua sto fermando al caso di fluido pesante. Tuttavia, nel momento nel quale io devo considerare la comprimibilità del fluido, io devo considerare la particolare equazione di stato che caratterizza il mio fluido e pertanto andarla a sostituire dentro la mia equazione differenziale. L'integrazione di questa poi mi porta all'ottenimento della mia distribuzione di pressione. Vediamo? Sono dubbi su questo? No, vediamo bene. Allora, nella prossima lezione, e lo anticipiamo semplicemente con due parole, inizieremo invece a trattare i problemi legati ai fluidi in movimento. A questo punto abbiamo capito un pochettino come risolvere alcuni problemi fondamentali legati ai fluidi in quiete. Passeremo ai fluidi in movimento. Per passare al problema dei fluidi in movimento, ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di definire quelli che sono i legami tra le cause del movimento, cioè le forze, e le cause e il loro effetto, cioè le accelerazioni. Vale a dire che ovviamente la stella polare di tutto il discorso sarà assolutamente banale a voi ben nota, cioè sarà la seconda legge della dinamica, che già definisce il legame tra quelle che sono le forze e quelle che sono le accelerazioni, quindi poi l'integrazione, le velocità e le posizioni. Tuttavia, il problema che ci dovremo porre, il primo problema che ci porremo, sarà la rappresentazione di queste accelerazioni.
in quanto l'accelerazione che compare dentro la seconda legge della dinamica è quella che noi chiameremo l'accelerazione, come si dice, lagrangiana. Che cosa voglio dire? La meccanica che siamo abituati a considerare è una meccanica che segue i corpi nel loro movimento nello spazio. Non a caso deriva da quella che è la meccanica del punto materiale. Nel momento nel quale andiamo a considerare un ammasso fluido in movimento, diventa estremamente difficile, se non impossibile, definire il concetto di punto materiale, quindi il concetto di particella in movimento, perché risulta praticamente impossibile seguire una particella fluida nel suo movimento. Pertanto diventa estremamente complicato scrivere questa accelerazione. Cambieremo sostanzialmente punto di vista, e piuttosto che usare questo punto di vista, che va sotto il nome di punto di vista lagrangiano, passeremo a quello che va sotto il nome di punto di vista euleriano, cioè faremo quello che poi nella pratica si può fare con un fluido. Guardiamo un punto della nostra massa fluida e le varie particelle che passano per questo punto avranno via via delle velocità, magari uguali o diverse o quello che sia. Questo è quello che potremo misurare nella realtà, da un punto di vista concettuale al limite in tutti i punti del nostro fluido. Questo implica un radicale cambiamento nella maniera con la quale esprimiamo l'accelerazione A. E questo è il motivo per il quale nella prossima lezione, prima di cominciare a costruire una dinamica dei fluidi, cominceremo a costruire una cinematica specifica per i fluidi, cioè una descrizione specifica del movimento per i fluidi, che partirà da una scrittura di questa, di quell'accelerazione, che adesso è una quantità lagrangiana, in una quantità che invece sarà legata a punti fissi dello spazio, cioè quella che chiameremo una descrizione euleriana. Ci vediamo.